Ciao Belini, benvenuti o bentornati sul canale. Come avrete letto dal titolo, oggi andiamo a vedere quali capi, a mio parere, sono perfetti per andare a realizzare un guardaroba capsula primaverile. Per guardaroba capsula io intendo un guardaroba il quale i capi che lo compongono siano tutti perfettamente abbinabili tra di loro per realizzare tantissimi look e non solo, abbinabili anche con qualche pezzo di tendenza o un po' più particolare, in modo da avere sempre quel qualcosa da abbinare con, insomma, questo pezzo un po' più particolare e adatto anche a tutte le situazioni. Ma come sempre, prima di iniziare a lasciarvi a quello che secondo me è uno Spring Capsule Wardrobe, vi ricordo di iscrivervi al mio canale per sostenerlo e attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei prossimi video. You mean bread and butterflies? Oh, yes, of course. Il primo capo che non può assolutamente mancare all'interno di un guardaroba capsula, secondo me, è un completo blazer più pantalone o gonna. In questo caso, appunto, avremo ben due capi che compongono già un outfit perfetto, ma che allo stesso tempo scomposti e abbinati con il resto dei capi che andrò ora a elencarvi, sicuramente vi permetterà di comporre un outfit perfetto. Scegliete il completo che più si adatta alla vostra figura e in colorazioni più possibilmente neutre, in modo da rimanere sempre versatile. E questo era il primo dei 10 capi che voglio appunto mostrarvi in questa lista. Il prossimo secondo capo del quale voglio parlarvi è sicuramente i jeans. I jeans sono un capo assolutamente irrinunciabile in qualsiasi guardaroba, perfetto appunto per essere abbinato sia nelle occasioni più casual ma anche quelle più, diciamo, sportive e everyday. Assolutamente, come dicevo, indispensabile per andare a realizzare tantissimi outfit. E se scelti nella colorazione più adatta a noi, che possono essere appunto lavaggio chiaro, lavaggio scuro, più blu, più chiari, più, insomma, nella colorazione che più ci si intona e addice, sicuramente ci permetteranno di realizzare tantissime combinazioni. Altro capo irrinunciabile durante la primavera, secondo me, sono gli stivali. Ognuno poi ha il suo genere di stivale preferito, che può essere appunto, come nel mio caso, sopra il ginocchio, ma possono essere anche diversi tipi di stivali. Sicuramente però lo stivale appunto è uno dei capi che in primavera ci permette di realizzare davvero tantissimi look ed è davvero molto versatile, soprattutto se scelto in colorazioni neutre e abbinabili con più o meno tutto il resto del guardaroba. Quarto capo che trovo assolutamente indispensabile in un guardaroba è un vestito svolazzante, un vestito leggero che vada a dare appunto un po' di eleganza ma allo stesso tempo brio, che impreziosisca e accompagni la figura in modo da valorizzarla, perfetto per tutti quegli eventi in cui vogliamo essere un pochino più briose. Mentre altro abito del quale sicuramente non possiamo fare a meno all'interno di un guardaroba capsula, quinta posizione appunto di questa lista, è l'abito tubino. Anche l'abito tubino appunto è sicuramente indispensabile in un guardaroba capsula, però ovviamente più adatto a quelle che sono situazioni un pochino più chic o appunto un po' più austere, un po' più seriose. Sicuramente appunto un tubino è indispensabile e è fondamentale per tantissime situazioni. Sesto capo che deve assolutamente essere all'interno, secondo me, di un guardaroba e ovviamente per essere abbinato con gli ultimi due capi del quale abbiamo parlato, sono delle scarpe eleganti che possono essere appunto delle pumps, che possono essere delle slim back, che possono essere delle scarpe décolleté, insomma in generale con un tacco sottile o comunque con un tacco delicato e che allo stesso tempo siano eleganti in colorazioni neutre da abbinare con qualsiasi tipo di abito poi magari noi vogliamo scegliere di indossare e soprattutto che possano anche stravolgere qualsiasi genere di outfit. Se abbinate anche con un jeans, sappiamo che le scarpe di questo genere possono essere davvero molto interessanti per creare outfit anche un pochino più glamour. Settimo capo che assolutamente voglio inserire in questo guardaroba primaverile è il giubbetto, che sia un giacchino di jeans o un giacchino di pelle in base al vostro stile e che sia nella colorazione che più preferite e che più si addice appunto al resto del guardaroba, è essenziale assolutamente per completare un guardaroba primaverile, in quanto in primavera avremo sicuramente decisamente ancora bisogno di
qualcosa che ci tenga caldo. Allo stesso tempo, però, è indispensabile, secondo me, avere qualcosa di elegante che ci tenga caldo all'interno del nostro guardaroba. Quindi, ottava posizione, il trench. Che ne dite di un bel trench per completare un outfit che appunto sia un po' più elegante, come appunto abbinandolo con un tubino e una scarpa elegante? Io lo trovo assolutamente indispensabile all'interno di un guardaroba primaverile, va un po' a sostituire quello che è il cappotto invernale. Altro completo che voglio inserire all'interno di questa lista di capi che vanno a comporre un capsule wardrobe è sicuramente il completo in maglia, quindi un completo composto da gonna e maglioncino, oppure minigonna, maglioncino, oppure pantalone a zampa, maglione, over. Insomma, ci sono tantissimi completi in maglia che sono estremamente di tendenza e sono sempre perfetti. Per quello che dicevo prima, possiamo spezzarli e creare diversi abbinamenti, mentre sicuramente abbinandoli insieme abbiamo già un outfit completo. E questo me li fa diventare sia utili che anche comodi e rapidi per andare a realizzare rapidamente un look. E quindi, esattamente come per quanto riguarda il completo blazer pantaloni, blazer gonna, abbiamo qui un ritorno con i completi in maglia di una cosa che è estremamente comoda da avere all'interno del guardaroba. E arriviamo così all'ultimo dei capi che voglio inserire in questa lista di 10 capi che compongono un guardaroba perfetto per la primavera, ed è una camicia in raso. Le camicie in raso sono assolutamente una tendenza che ci portiamo davanti da un po' di anni, ma trovo anche che siano un passepartout e un must have da avere all'interno del guardaroba. Se non ne avete ancora una, trovo che sia ideale acquistarne una in colorazione appunto neutre, da poter sempre abbinare e indossare per stravolgere e creare tantissimi outfit. E queste erano tutte le 10 cose che secondo me devono comporre un capsule wardrobe primaverile. Non sono stata a inserire appunto le borse o cinture o accessori di questo tipo, vi ho messo solamente qualche idea di scarpa, perché poi il resto ovviamente mi sembra abbastanza che viene dalle nostre abitudini e scelte personali. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa mia scelta di inserire questi 10 capi all'interno di questa lista, e se questo video vi è piaciuto, come sempre, lasciate un bel pollicino in su. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale, è facilissimo, basta cliccare il tastino rosso qui sotto iscriviti, è soprattutto completamente gratuito, e attivate anche la campanellina in modo da non perdervi nessuno dei prossimi video. Io vi mando un mega bacione e noi come sempre ci vediamo ogni mercoledì alle 15 qui sul canale. Ciao bellini!